Mercoledì 16 marzo i genitori dell'Istituto Comprensivo Edmondo De Amicis di Luserna San Giovanni si sono recati all'ufficio scolastico regionale a Torino per segnalare numerosi problemi sollevati nel tempo relativi alla gestione delle scuole da parte della direttrice Patrizia Revello. I genitori hanno organizzato una dimostrazione pacifica e una visita a sorpresa al direttore regionale Fabrizio Manca. Due rappresentanti, tra cui Alberto Piergiovanni, genitore e presidente del consiglio d'istituto, sono stati ricevuti in una lunga riunione nella quale hanno riportato di persona i problemi della scuola riscontrati in questi due anni. I più gravi, secondo loro, la mancanza del bilancio preventivo 2016, la mancata approvazione da parte del consiglio d'istituto del piano dell'offerta formativa e del piano triennale non ancora stilato dal collegio docenti. Hanno preso nota delle nostre cose, hanno dimostrato in realtà di sapere tutte le cose contestate e hanno preso, il direttore generale in prima persona ha preso l'impegno per affrontare e risolvere questa situazione. E quella ormai documentata in tutti i modi possibili, sia agli organi superiori sia anche al pubblico, di una dirigenza, diciamo che la parola che la distingue meglio è l'inerzia, no? Quindi di una scuola che fino a due anni fa funzionava bene, diciamo, nei limiti che ciascuna scuola ha adesso, che ha smesso di funzionare. Molte attività non sono state sospese, non si fanno più, partono molto in ritardo, sono impoverite. Luserna è dotata di una piscina comunale e la scuola di Luserna, che normalmente da ottobre cominciava a frequentarla, invece quest'anno ha cominciato a proporre i corsi solo da marzo ed evidentemente non riusciranno tutte le classi o comunque a frequentare tutte le lezioni perché rimangono tre mesi di frequenza solo. La palestra comunale è stata frequentata solo a partire dal secondo mese. C'erano laboratori per le scuole, appunto, laboratori sul tema della diversità e questi anche sono stati non più rinnovati. I problemi innanzitutto sono ormai di lunga data, fin da quando la nuova dirigente si è insediata nel settembre del 2014 abbiamo avuto una serie di inadempienze legate a quelli che sono soprattutto i rapporti tra le famiglie e i ragazzi e la dirigenza scolastica stessa, nonché per quanto riguarda i docenti stessi nei confronti della dirigenza, ma questa è una questione che non riguarda direttamente i genitori. L'elenco sarebbe lunghissimo, comunicazioni mancate, comunicazioni ritardate, in alcuni casi i ragazzi addirittura lasciati senza sorveglianza, un caso emblematico fin da subito, uno sciopero il 12 di dicembre del 2014 in cui i ragazzi sono stati resi liberi di uscire in assenza dalla scuola, in assenza di sorveglianza completa. Più tutta una serie di problemi riguardanti soprattutto le questioni del Consiglio d'Istituto, che è il legittimo organo che dovrebbe sovrintendere la buona vita della scuola, che non viene convocato regolarmente, viene messo in condizioni anche di non potersi trovare nei locali appositamente e debitamente utilizzabili nell'ambito scolastico. È una situazione che di per sé genera un disservizio globale e non è sicuramente di esempio per le nuove generazioni che stanno crescendo. I genitori aspettavano una risposta da ottobre, quando il direttore Manca aveva promesso il superamento degli ostacoli e il ritorno a un'offerta formativa funzionale corretta. Molti lavoratori si sono rivolti a me e poi io ho voluto verificare il numero delle persone che condividevano le segnalazioni che mi venivano fatte e in una prima battuta a maggio dell'anno scorso erano una quarantina di insegnanti, ma nel tempo il numero di insegnanti che esprimeva perplessità sulle cose che succedevano in quella scuola è aumentato. Il direttore Manca ha dichiarato di aver preso a cuore la situazione e ha promesso di analizzarla e risolverla. La pazienza dei genitori però adesso sembra finita.